In considerazione dell'atto amministrativo assunto dal Comune di Benevento, che riferisce che provvederà a pagare lo stipendio ai dipendenti della società Trotta Bus Service, attuando le procedure dei poteri sostitutivi, le organizzazioni sindacali ringraziano l'amministrazione per aver ascoltato il grido di allarme lanciato dalle parti sociali. È sicuramente un provvedimento utile a mitigare nell'immediato il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori, ma allo stesso tempo consegna un quadro critico e per nulla rassicurante. Continueremo a monitorare la questione, mantenendo alta l'attenzione. Non faremo come in altre occasioni, ponendo la fiducia verso la società Trotta Bus, troppe volte purtroppo è venuta meno agli impegni assunti. Sta a cuore all'amministrazione la salvaguardia dei lavoratori di Trotta Bus e delle loro famiglie, già da noi salvate dall'inferno del fallimento, così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. La flotta di autobus sta cambiando e sarà completamente rinnovata. Ho sentito l'amministratore di Air Campania e con lui ho definito un percorso alternativo laddove Trotta Bus fosse in seria difficoltà. Spero che l'azienda risolva i suoi problemi. Ai cittadini dico che non resteranno a piedi. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l'assessore a lavori pubblici Mario Pasquariello comunicano che è stato sottoscritto il contratto per i lavori relativi all'adeguamento sismico ed igienico funzionale, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria e dell'infanzia Pacevecchia. L'impresa aggiudicataria dell'appalto è la Pisaniello Costruzioni SRL. L'importo dell'appalto è di 758.000 euro circa. I lavori dovranno essere ultimati entro 300 giorni dalla consegna degli stessi. Il finanziamento PNRR per 3,2 milioni di euro del progetto Asia per un impianto per il trattamento del multimateriale rappresenta un'ottima notizia per la città di Benevento. Così in una nota l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa. Per tre ordini di motivi, per un lavoro di squadra che premia la forte sinergia tra il comune e l'Asia, per questo non posso che complimentarmi con l'amico Donato Madaro, con la struttura tecnica di Asia per la capacità progettuale messa in campo e in particolare con l'ingegner Fernando Capone, così e con tutto il settore ambiente del Comune di Benevento, a partire dal dirigente Maurizio Perlingeri. Poi ovviamente c'è il dato ambientale: con un impianto del genere crescerà la percentuale di raccolta differenziata. Per una gestione economica, oltre al dato evidente di una riduzione dei costi legata alla riduzione dei materiali da smaltire, il multimateriale prodotto dall'impianto potrà essere rivenduto generando economie. Dunque una bellissima notizia, dove la collaborazione tra Asia e Comune, la capacità progettuale e la visione in grado di portare innovazione e ricadute economiche rappresenta un motivo d'orgoglio per tutta la città. Riparte la mensa scolastica e c'è una sola certezza: il consistente aumento del costo del servizio che quest'anno peserà sulle famiglie, aumento coperto solo per un anno dallo spostamento di fondi Covid sulla promessa di mensa gratis. Così in una nota congiunta intervengono i consiglieri Megna e Sguera. Si fermano qui le certezze, in quanto non siamo a conoscenza né dei motivi di tale aumento, né sono state fornite risposte chiare e complete all'interrogazione trasmessa già molti mesi addietro. È probabile che l'aumento di costo sia legato anche all'introduzione del nuovo kit plastic free, tuttavia non è dato sapere per quale motivo non sia stato introdotto già lo scorso anno, neppure abbiamo avuto risposte chiare sui controlli effettuati nel primo anno di rinnovo del servizio. Per questo, come consiglieri di opposizione, Megna e Sguera hanno richiesto la convocazione della commissione istruzione, anche nella speranza che quest'anno si proceda con un passo diverso su un servizio cruciale per le famiglie e decisamente impattante anche sulle economie. Il 1 e il 2 ottobre torna nel centro storico di Benevento la Notte delle Streghe, l'appuntamento con la magia, il mistero e la leggenda delle Janare. Due notti suggestive e coinvolgenti che raccontano del legame tra donne depositarie di antichi saperi, di unguenti, di erbe curative, di malocchio, di pozioni ricche di incantesimi. Due notti da vivere in una Benevento misteriosa, affascinante, inaspettata. Lasciati travolgere e, come d'incanto, la magia ti rapirà.
Martedì il neoparlamentare Francesco Maria Rubano incontrerà i rappresentanti del personale sanitario dell'ospedale San Pio di Benevento e dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de Liguori di Sant'Agata de' Goti. Non c'è tempo da perdere, ha dichiarato, da subito bisogna affrontare il problema sanità. Ritengo sia necessario dare voce a chi vive quotidianamente le problematiche sanitarie per poter agire in maniera significativa, soprattutto per i problemi che interessano le strutture ospedaliere sul territorio. Ho intenzione di incontrare anche la manager dell'azienda ospedaliera San Pio, ma intendo partire innanzitutto dal personale sanitario. Martedì stesso, quindi, nel corso dell'incontro fissato con il personale sanitario, sarà redatto un report da portare all'attenzione del prossimo ministro della Sanità per attivare un'interlocuzione necessaria con la Regione Campania competente in materia. Resta stabile il tasso di positività in Campania, in calo i ricoveri. E questo è il quadro aggiornato che emerge dal bollettino quotidiano Covid. I test effettuati sono stati 11.451 con 2.035 positivi per un tasso al 17,77%. 6 ricoveri in terapia intensiva, 260 quelli in reparti ordinari, un nuovo decesso. Rocca dei Rettori grimitissima per l'analisi del voto di Domenico Matera alla sua prima ufficiale dopo l'eclatante successo elettorale. Tantissimi amministratori in platea per salutare il neo senatore della Repubblica Italiana. Dopo gli interventi dei vice coordinatori provinciali di Fratelli d'Italia, Pietrantonio Mauriello e Alessio Ermenegildo Scocca, ha preso parola lo stesso Matera, che ha esordito ringraziando i vari rappresentanti del territorio che con il loro sforzo hanno contribuito al grande risultato delle urne. Ha poi ringraziato, dopo il suo intervento, la sua famiglia e tutta Bucciano, da dove tutto è iniziato. Ora al lavoro per un partito ancora più strutturato, quindi, e per rinsaldare i rapporti con l'area tutta di centrodestra di Fratelli d'Italia, che è interessata e lavorerà nei prossimi giorni e mesi per unire sempre di più i rapporti all'interno dell'area con Lega e Forza Italia, anche nel Sannio. Apriremo una sede a Benevento che fungerà anche da segreteria, ha dichiarato. Basta essere il partito dell'eterno conflitto, dobbiamo essere inclusivi. Che sia una P come proposta e non come polemica. Al via alla 10ª edizione della Notte delle Streghe, in programma questo weekend a Benevento, in pieno centro storico, con un programma ricco di novità e suggestivi contributi affidati agli organizzatori ed ideatori dell'evento autunnale. Tra i vari eventi organizzati in piazza Federico Torre si è tenuto il premio Janara, conferito a chi si è distinto sul territorio in vari settori. TV7 ha seguito in diretta la manifestazione, il servizio di Alfredo Salzano. Insomma, noi abbiamo già individuato per la prossima stagione, per il prossimo anno, una serie di persone che meriterebbero, c'erano anche altre, e devo dire che questo lavoro di ricerca ti dà anche soddisfazione, perché in realtà scopri che poi nel Sannio, oltre ad Arcangelo Bove di Svapo, ancorché Carlo Mazzone come migliore, tra i 10 migliori docenti del mondo, oppure che ne so, l'Annunzia del Girolamo, insomma ci sono tantissimi che meritano questo premio. Vuol dire che poi, nonostante tutto, questa terra riesce a produrre persone all'altezza, persone che hanno la valenza di poter essere riconosciute come persone in grado di offrire qualcosa alla comunità, insomma. Bene, l'ultima serata, domenica. Domani domenica. Dopo la partita, mi raccomando, la tutti qui. 16:15. C'è tutto il tempo. 18, c'è Bar Sport, 91esimo minuto. Dopodiché. No, tutti qui al corso. Alle 21, quindi c'è tutto il tempo, anche per cenare eventualmente, e poi per raggiungere Piazza Federico Torre per la seconda delle due serate, e premeremo anche altri ospiti, avremo altri premi. Lunedì 3 ottobre sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti. L'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punta le sue luci su Era la festa di San Gennaro a Benevento. La bella narrazione di una kermesse culturale tanto avvertita in città grazie alla larga partecipazione di artisti noti e di devoti di ieri e di oggi. Appuntamento a lunedì in edicola con il Sannio Quotidiano e la musica Benevento, i protagonisti. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento.
L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PME, poltrone e sedute direzionali ed operative per tutte le esigenze, con schienale regolabile per una corretta postura. Sedute a tesa, in tutte le colorazioni e materiali. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Conferenza stampa del tecnico giallorosso Fabio Cannavaro, che ha incontrato gli organi di informazione presso la sala stampa dello stadio Ciro Vigorito per discutere dell'incontro Benevento-Ascoli in programma alle 16.15. Ascoltiamo le dichiarazioni dell'allenatore del Benevento Calcio. Sì, abbiamo fatto una settimana di lavoro, è stata una settimana dove si è lavorato tanto, ho cercato di, anche se è difficile, di non dargli tante, di non cambiare tanto, di non dargli tante informazioni che però poi alla fine non ce l'ho fatta e quindi ho cercato di prima di tutto di avere un ambiente soprattutto sereno, al di là di quello che ci circonda, al di là di quello che si dice all'esterno, di comunque di avere dei ragazzi che pensino soprattutto a giocare a calcio ed essere concentrati sull'obiettivo partita per partita. Io sono andato via tanti anni fa dall'Italia, ho girato in questi anni tra Emirati Arabi, tra Cina, Arabia Saudita, sicuramente è un calcio diverso, un calcio magari a volte meno fisico, più tecnico, ho avuto l'esperienza con una squadra molto forte che era il Guangzhou Evergrande. Però poi alla fine è calcio, alla fine poi si cerca di trasmettere le proprie idee. La cosa positiva è il messaggio diretto, perché ero in passato ero abituato comunque a dei traduttori. Questo mi piace molto di più, perché sicuramente ragazzi e giocatori evoluti poi capiscono molto più velocemente quello che uno gli dice. È un mio modo di allenare, a me non piace dargli la formazione inizio settimana, a parte che ho trovato comunque una squadra allenata, ho trovato una squadra che comunque aveva una sua tipologia di caratteristica, quindi non è che devo azzerare quello che c'è stato in passato, no, è un mio modo di allenare. Io cerco di mischiare ogni giorno le squadre, cerco di mischiare ogni giorno le cose, perché so che il campionato è lungo, so che da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti quanti, e quindi cerco di dargli un concetto di base a tutti i miei giocatori. Normalmente la formazione la do alla riunione a mezzogiorno, prima di andare a pranzo, perché stasera mi metto lì, mi guardo le mie cose, me le ristudio e poi decido. Gerarchie, non sono stupido, so che sicuramente ci sono dei giocatori che hanno più esperienza, giocatori che hanno meno esperienza, giocatori che hanno bisogno di adattarsi ancora al nostro campionato, giocatori che sono fuori forma e quindi dovremmo migliorare soprattutto questo aspetto qui. Ma ho un vantaggio rispetto magari al passato, che sono le 5 sostituzioni, e sicuramente la gestione deve essere una gestione da far capire ai giocatori che magari meglio giocare 60 minuti a tutta che magari fare 90 dove non sei al 100%. Al termine della seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la 7ª giornata di campionato Serie BKT Benevento-Ascoli. A Campora, Capellini, Ciano, Farias, Forte, Fulon, Glick, Improta, Caric, Lupias, Letizia, Leverb, Lucatelli, Manfredini, Masciangelo, Simi, Paleari, Pape Samba, Pastina, Schiattarella, Teglio, Veseli e Vokic. I risultati delle partite della 7ª giornata del campionato di calcio di Serie B.
Bari-Brescia 6-2, Cagliari-Venezia 1-4, Cittadella-Ternana 0-2, Cosenza-Como 3-1, Modena-Regina 1-0, Palermo-Sud-Tirol 0-1, Parma-Frosinone 2-1, Perugia-Pisa 1-3, Spal-Genoa 0-2. Benevento-Ascoli si gioca al Vigorito alle 16:15. La classifica del campionato di calcio di Serie B. Regina, Bari e Brescia a 15 punti. Seguono Genoa 14, Ternana 13, Frosinone e Parma 12, Cosenza 11, Cagliari e Sud-Tirol 10, Spal 9, Venezia, Ascoli e Cittadella 8, Benevento e Palermo 7, Modena 6, Pisa 5, Perugia 4, chiude il Como con 3 punti. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è arredo ufficio con eleganti scrivanie con piano in cristallo, sale riunioni e per conferenze, arredo in metallo per archiviazione e arredo scolastico. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. Nel vostro beauty non può mancare la nostra fantastica linea mare BRS, totalmente italiana ed è composta da uno shampoo, una maschera e una protezione solare a base di proteine di soia. Oggi vi presentiamo la nuova ricostruzione acqua lamellare in soli 9 secondi. Vi aspettiamo in negozio per venirla a scoprire. Vi ricordo inoltre la nostra sezione dedicata all'estetica, dove troverete le nostre estetiste pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. Con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.